La Procura della Repubblica di Como ha chiesto il rinvio a giudizio per due persone accusate di aver provocato l'incendio che, nel marzo del 2019, causò la distruzione di 104 ettari di bosco e interessò una superficie di 258 ettari di pascolo nel comune di Garzeno. Al termine di un'articolata attività svolta dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale dei Carabinieri Forestali di Como e realizzata attraverso l'acquisizione di testimonianze, sopralluoghi e minuziosi accertamenti tecnici, l'autorità giudiziaria ha ritenuto i due responsabili di aver causato l'evento che si sviluppò in località Dosso Brento e durò 4 giorni dal 25 al 29 marzo per la ripulitura delle aree destinate a pascolo. In base a quanto ricostruito, il fine sarebbe stato quello di evitare la decurtazione di contributi comunitari destinati al mantenimento di queste aree. I due, si legge nella nota dei carabinieri, gestivano infatti un'azienda agricola dedita all'allevamento di bovini, caprini e ovini, alla produzione di foraggio e alla realizzazione e vendita di formaggi, per la quale percepivano dei finanziamenti erogati dall'Unione Europea, finalizzati alla salvaguardia dei pascoli nelle aree di montagna. Come prevede la normativa, i carabinieri hanno elevato anche due sanzioni amministrative per un totale di oltre 4 milioni di euro per la distruzione della superficie.